tutto pronto ai nastri di partenza per gara 2 della Race Attack 600. Qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Il circuito è il Cremona Circuit, è l'ultima. Guarda come è cambiata la luce, effettivamente. È cambiata la luce, il Cremona Circuit, il teatro di questo secondo round. Abbiamo visto un super Liberini che ha vinto gara 1, si è messo alle spalle Rolando e Voc. Ci aspettiamo una gara 2. Speriamo sicuramente un po' più combattuta. Sempre sportivamente, però ecco, dai, un po' più combattuta, mentre si stanno per spegnere i semafori, si stanno per accendere tra poco il via. Eccoli qui, la partenza, vediamo se parte forte Liberini. Rolando infilato, sai che addirittura Coletto si è messo davanti. Bella partenza. Liberini alle spalle, bella partenza. Agguerritissima. Liberini deve concedere un po' di spazio a Coletto, che mi sembra possa provare, vediamo, se non a dire qualcosa, a dare qualcosa. Mentre questo Benedetto, davanti a Sperretta adesso. Questo è Sperretta, abbiamo visto anche in gara 1 Benedetto e Sperretta se le sono date di santa ragione per tutta gara 1. Mamma mia, si avvicina e lo sorpassa, grande sorpasso di William Benedetto ai danni di Sperretta. Se le sono date, come dicevamo, di santa ragione in gara 1, una gara 1 molto fiacca, molto monotematica. Andrea, mentre andiamo a vedere Morselli, ci attendiamo qualcosa di più. Sì, direi assolutamente di sì. Fortunatamente in gara 2 hanno spostato la telecamera, che si vede un po' meglio anche dalla moto di Benedet. Brutta partenza di Voc. Vedo Voc che è parecchio incastrato, non è più nelle posizioni di alta quota. Guardalo subito, Liberini che si fa vedere. Non vuole perdere il treno. Ma tra l'altro non è Coletto, ma è Bettella colui che ha scavalcato tutti e si trova davanti al buon Liberini. Prima non ci ha aiutato l'inquadratura iniziale, dove vedevamo la moto ma non capivamo il numero di telaio, ed è il 79 di Alberto Bettella che si trova davanti. Ma probabilmente tra un po' ci troveremo Liberini, perché si stava già facendo molto forte e minaccioso alle spalle del buon Alberto Bettella. Vedremo appena ultimano il primo giro, ricordiamo, al meglio dei 7 giri. Sì. Anche questa gara 2. Eccoci qua, Liberini ha scavalcato. Rolando! Che si è fatto forte alle spalle di Bettella. Segno che probabilmente nell'ultimo intertempo Bettella ha faticato. E molto sorpasso ai danni di Benedet intanto. Liberini, Rolando, Bettella. Non c'è Voc terzo che si trova quinto. È quarto Coletto. Zagoner settimo, che non era nemmeno partito in precedenza. Andre, ti chiedo, Liberini si è già sbarazzato di Bettella e si sta portando dietro Rolando. Potremmo probabilmente assistere di nuovo ad un 1-2 Liberini-Rolando, però ti chiedo, ti aspetti una gara tanto diversa da gara 1? Sinceramente no, perché penso che più o meno le carte in tavola sono quelle, quindi difficilmente potrà cambiare qualcosa, anche perché appunto sono vicini, c'è da dire che siamo al secondo giro. Sì, e ad esempio Voc, prima c'era già un distacco lontano. Voc forse è scavalcato anche da Como in questa circostanza, si trova in sesta posizione. Andiamo di nuovo con le telecamere su William Benedet, che si trova in nona piazza. Qui scavalca Di Pasquali, o forse era addirittura Sperretta che l'aveva controsorpassato in precedenza. Ad ogni modo mi sembra che possa combattere per l'ottava posizione. Vedevo un bel fracasso in quelle prime quattro posizioni tra Liberini, Rolando, Bettella, Coletto, che se le stavano dando di santa ragione. Dobbiamo capire se Liberini ha lo spunto, come ha fatto in gara 1, per poter andarsene. Sì, allora, sicuramente c'è stata una partenza un po' diversa rispetto a gara 1, quindi si è trovato un pelino più in difficoltà, però diciamo che sono passati due giri e già siamo nella stessa ottica di gara 1, con ancora Liberini in testa, Rolando secondo. Eccoli qua. È cambiato semplicemente. Passano al secondo intertempo, sono un po' più vicini. Liberini 1.39.587, 1.39.7 Coletto, un decimo di distacco, e infatti mantengono queste vicinanze. Anzi, Coletto ha fatto 1.39.7, 1.39.7 anche Rolando, 1.42 Bettella. Però sono più alti i tempi, perché avevamo fatto 38. Molto più alti, molto più alti. E adesso dobbiamo capire se anche la temperatura atmosferica che è cambiata e se non permetterà evidentemente a Liberini di scappare, o se Liberini non riesce a dare quelle frustate che ha dato in gara 1. Ma sono cambiati di più di un secondo, cioè mi sembra. A meno che non sia questo giro, un giro di un po' di sorpassi, dici, magari un po' con qualche intoppo. Però sì, effettivamente prima
girava tutta la gara sul passo del 38 e mezzo, e adesso 39 alto addirittura, quindi si parla di un secondo e mezzo. Può essere anche che sia cambiata un po' la condizione climatica, magari diversa, o magari hanno fatto dei settaggi diversi, non si può sapere questo. Esatto, questo non possiamo saperlo assolutamente. Quello che sappiamo di sicuro è che probabilmente Liberini ci tiene a far primo anche in questa gara, anche perché a quel punto altro che giro di boa. Liberini fa quattro volte primo, e a quel punto, quando facciamo il calcolo alla fine di gara 2, no, però in realtà c'è Varano che era caduto, non Liberini. Chi è che Voc era caduto durante la gara, quindi aveva preso lo zero, giusto? Esatto, quindi dopo possiamo iniziare a fare un paio di calcoli. Mentre non riesce a scappare come vorrebbe probabilmente Liberini, e qui sì che siamo okay. E quindi sarebbero un bel 100 punti, sarebbe un bel centello, caro mio Andrea Tomio. Liberini, Rolando, Bettella, Coletto, con Coletto che inizia a farsi minaccioso alle spalle di Bettella. Coletto che in questo caso ha fatto 1.39.9, 1.39.2 per Liberini, 1.39.4 per Rolando, 1.39.9 per Bettella. Sono tutti nell'1.39. Poi è chiaro, Liberini dà quella zampata, quella frustata, che però non riesce a dare come gara 1. No. E infatti Rolando non è così lontano. Esatto. È una lontananza tutta loro. Esatto. Comunque anche Rolando prima era sceso sotto il 39, sì, mi sembra. Anche aveva fatto... Quindi diciamo non è un problema solo di Liberini. No, sono tutti quanti. È una condizione diversa. Che è un po' tipica per tutti. O magari hanno chiesto a Liberini di non forzare così tanto in gara 2, anche per paura che poi possa, anche cadere. Perché a un certo punto un paio di calcoli, anche se siamo a gara 2 del secondo round al Cremona Circuit, te li inizia a fare. Sicuramente è una gara che è meno noiosa rispetto a gara 1. Oh! Caduta. Caduta da parte di De Padova con la numero 25. De Padova, adesso vediamo. Spostate la moto da lì perché è proprio in mezzo alla pista. È un punto un po' pericoloso. Speriamo nulla di grave per il pilota, che però era in piedi. No, era già in piedi. E quindi mi sembra che non ci fosse nulla di straordinariamente complicato per lui. A questo punto cerchiamo anche un po' di capire come prosegue la gara. Evidentemente importante dare anche un po' un seguito a quello che è stato, a quello che stiamo vedendo. Mentre qua abbiamo uno slow motion, Liberini, abbiamo un po' tutti quanti i piloti, abbiamo visto Voc, Rolando, Coletto, Como. Tu conosci qualcuno di questi ragazzi? Sì, più o meno, sì, dai, ci conosciamo un po' tutti all'interno del paddock. Sì, assolutamente. Non li conosco proprio tutti, però diciamo che sì, buona parte li conosco. Io ho conosciuto, modo di apprezzare, Andrea Liberini, che è venuto a commentare con me live la gara. È un ragazzo bravissimo, spericolato, però al punto giusto mi ha parlato della bellezza, dell'importanza di essere una famiglia, come quella che raccontiamo spesso al MES, messo su da Bruno Sandrini, che sta continuando ad avere, a catalogare tra di sé tanti piloti. Qui intanto vediamo proprio uno slow motion di Andrea Liberini con alle spalle Davide Rolando. I due se le stanno dando di santa ragione in tutto il weekend. Hanno fatto primo secondo in qualifica, ha fatto primo secondo in gara 1. Vedremo gara 2 come finisce. Una gara 2 che è sicuramente più combattuta di gara 1. Andrea, qui sì, le gomme, non parliamo assolutamente di usura, ma usano le stesse gomme di gara 1? Ecco, questo secondo me potrebbe essere che un indizio, il che fatto ci che di... stiano girando un secondo e mezzo più piano, potrebbe essere che qualcuno non ha cambiato le gomme. Liberini alle spalle Rolando, dietro ci sono sempre Coletto e Bettella che continuano in qualche maniera. Io vedo Bettella che si fa fortissimo alle spalle di Coletto, Bettella che era stato autore di una grande partenza e che si trova in questo momento relegato in quarta posizione, mentre Coletto e terzo hanno completato e ultimato il quarto giro. Ti do un po' di raffronti: 1.39.0.18, il miglior giro di Liberini, che infatti si è un po' staccato dalla compagnia di Rolando, 1.39.9, e qui inizia ad accusare, effettivamente facendo un rapido calcolo, 9 più 2 più 2 inizia ad essere un secondo e mezzo la distanza tra Liberini e Rolando, che già a vista vedevate essere un po' più distaccati. Coletto che sta provando a rimanere in scia, francobollato a Bettella, e un Coletto che proverà, secondo me, se riesce a dar del filo a torcere a Rolando, anche perché non sono così lontani, Andre. No, assolutamente, tutt'altro. Quindi tanto sì, la situazione di De Padova si è sistemata, perché vedo che non c'è più la moto. Esatto, per quindi, fortuna. Vabbè, anche perché sennò avrebbero fatto bandiera rossa. Esatto. E quello che possiamo assistere è evidentemente a
a tutto ciò. Morselli intanto qualche inquadratura anche per Maurizio, che si trova in sedicesima posizione e che gara 1 è riuscito a chiuderla in una posizione migliore. Benedet, che in questo momento si trova in ottava piazza, ha combattuto per la settima e sesta posizione in gara 1, segno che è un pilota vivo che sta provando ad incidere sulla gara con alle spalle di Pasquali, e vedendo davanti Zagoner un po' lontano, secondo me è difficile che riesca a scavalcarlo, anche perché se deve sfruttare la scia, qui la scia non riesce a sfruttarla, mentre finisce il sesto giro. Io vedo un Coletto che scavalca Rolando, guardalo qui, che gran sorpasso, Andre. E stava correndo bene Coletto, 1.39.1 questa tornata, 1.39.045 Liberini, 1.40.3 Rolando, che è stato scavalcato da Coletto. Esatto, esatto. Eccola qui la sorpresa di gara. Lo abbiamo commentato adesso, Andre. Gran sorpasso. Molto bello, pulito. E forse ha iniziato a vedere un po' di difficoltà di Rolando verso la fine, che stava alzando leggermente i tempi, e ne ha approfittato subito. E ne ha approfittato. Io non penso che abbia la forza per potersi avvicinare così tanto a Liberini. Ma si è avuto la forza di prendere praticamente un secondo e due a Rolando. A questo punto Coletto deve provare a cementare la propria posizione. Voc un po' più in difficoltà rispetto a gara 1, è sesto e non riesce a staccarsi dagli altri, anzi sembra accusare, ha girato in 1.45, Zagoner 1.48, Zagoner che tra l'altro si sta avvicinando fortissimo a Voc. Io non vorrei che Voc sia totalmente in difficoltà, lo vedi qua? Sì. Zagoner dietro Voc si sta avvicinando tantissimo. Sicuramente è un po' in difficoltà rispetto a gara 1, questo senza questo anche appare abbastanza chiaro anche da quello che ha fatto a esatto. livello proprio di tempistica e di tornate, a livello di tempi di quelli che stiamo ai quali stiamo dando un occhio, ai quali io sto buttando un occhio. Andrea Tomio è più sulla parte tecnica e mi diceva che evidentemente, non sapendo poi con quale gomme stanno girando, poi c'è la discrepanza tra gara 1 e perché gara 2. Loro hanno un massimo nella giornata di 4 gomme, possono usare 4 gomme, che siano anteriori o posteriori, hanno 4 stiche, solamente che ha compreso anche le qualifiche, quindi te le devi gestire, e può essere che abbiano usato un treno nuovo per la qualifica e il secondo treno l'hanno usato in gara 1 e in gara 2 stanno correndo con gomme usate, ecco perché può essere i tempi un po' più alti. Tempi un po' più alti. Adesso andiamo a vedere Liberini come gira e se c'è soprattutto Coletto alle sue spalle. Sì, c'è Coletto. Ha distanziato, non è lontano da Liberini, eh? Clamoroso giro di Coletto, Andre. 1.38.953 1.30, guarda Voc come fatica a tenere alle spalle Zagoner, che tra poco secondo me proverà a sorpassarlo. Liberini, Coletto 1.38.9, ha girato mezzo secondo più forte di Liberini, è lontano purtroppo per lui e non può giocarsi probabilmente la vittoria finale. Se fossero due o tre giri in più lo va a prendere. Ha mollato di schianto Rolando, 1.39.9, 1.45 Bettella anche lui. Penso che quei due si assestino in terza e quarta. Bisogna capire la battaglia per la sesta piazza tra Voc e Zagoner. Come finisce Zagoner? 1.39.6. Andre, c'è Zagoner che ha corso meglio di tutto il circuit, quasi meglio anche di Liberini. Segno che sta provando a forzare per scavalcare Voc quando siamo all'ultimo giro. Con Liberini in testa, che deve provare a vincere a questo punto la gara e a chiudere la vittoria della propria di questa doppio round, fare primo sarebbe fondamentale per lui. Certo. Vediamolo, eccolo qua, è molto lontano Liberini, si è preso tutto lo spazio che gli serviva per vincere la gara, cosa che gli serve molto. Intanto vediamo anche Maurizio Morselli, che continua a girare anche per dare un seguito a quella che è stata la sua gara. Benedet si è messo alle spalle di Pasquali e mi sembra che possa chiudere in solitaria vincendo gran tempo, 1.45 Benedet, ha corso molto meglio di tanti altri piloti il penultimo giro, mentre siamo al giro finale. Aspetto Liberini di vederlo trionfare probabilmente anche in gara 2. Eccolo, vince Liberini, si è avvicinato tantissimo Coletto, ma non basta, è secondo Coletto, terzo Rolando, lo vediamo spuntare, quarto Bettella, vediamo Como, Zagoner ha passato Voc, Voc, eccolo qui, Voc che dice non posso fare di più, probabilmente la moto l'ha spremuta al massimo. Benedet, che a momenti se gli dai un altro giro scavanca anche Voc. Di Pasquali
Speretta, Bocellari, Taciti, Andre per chiudere. Vince Liberini, secondo Coletto, terzo Rolando, bella gara questa. Sì, bella, è stato bravo Coletto che ci ha creduto, ha spinto fino alla fine e l'ultimo giro, il penultimo giro comunque andare sotto il 39, fare un 38 e comunque aver voglia di andarla davanti ha fatto davvero bene. Qui c'è molto più combattimento, vedremo come finisce Andrea anche perché ci sarà molto da dire. Assolutamente, ci vediamo a Varano allora. E va bene, ciao ragazzi! Maurizio, com'è andata? Guarda, che siamo qua, che abbiamo finito la gara è già tanto, non interessa la posizione, perché abbiamo avuto un casino di problemi, abbiamo dovuto cambiare un motore, siamo andati dentro con un motore, con un cambio per Varano. Già la pista non la conosco e ho pagato il dazio. L'unica vittoria sono 500 gare. Questo sono contento perché, oh, ragazzi, io non sono mai stato là di dietro così, però quando c'è un problema c'è. Oh, per noi è un piacere poterle contare con te queste gare. No, beh, io penso che qua dentro che abbia vinto 2,5-500, è fatto europeo e cioè, non c'è nessuno, ma non per quello mi vanto. Però essere arrivato qua, credimi, motivo di vanto sono contento perché poi ho fatto sempre tanti sacrifici, sono sempre stato manager di me e ci vivo dall'88, perciò va bene così. Dai. Grazie a tutti ragazzi. Alla prossima. Grazie. Veniamo a provare qua con una moto diversa e poi dopo faremo dei tempi diversi. Bene, bene, dai. Ciao ragazzi. Grazie, Maurizio. Ciao a tutti. Guardate che sorriso. Contento, William? Sì, molto stanco però. Devo dire che la prima volta, gli ultimi due giri, non ne avevo più. Proprio dicevo, basta. Infatti, fino a metà gara ce l'avevo lì, pensavo di poter fare un altro sorpasso, ma poi la stanchezza si è fatta sentire. E ho detto no, bisogna portare la moto a casa, che tanto è stato un bel weekend così, le soddisfazioni ce le siamo prese e va bene, va benissimo. Perché vista l'ultima volta era meglio darsi dei limiti oggi. Bravo, bravissimo, quindi ho detto non sforzare che tanto è inutile, va bene così, ridifendi la tua posizione e porta quello che puoi portare, insomma. Bene. Bene, la moto è qua, integra. Grande. E quindi a posto. Un bacione agli sponsor, a voi e al commentatore che fa un lavoro eccezionale. Ah, oh, grazie. Ci vediamo al terzo round. Grazie, ciao, William. Ciao, ciao, ciao. Ciao.